benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è tra teste coronate e capi di Stato. Ai funerali della regina Elisabetta II nell'abbazia di Westminster c'era anche un volto noto di Hollywood. Si tratta dell'attrice Sandra Oh. La sua fotostoria, nata in Canada da genitori sudcoreani, è nota al pubblico televisivo soprattutto per i suoi ruoli in Killing Eve e Grey's Anatomy. Ha partecipato alla cerimonia come membro della delegazione canadese. Addio alla regina, lo speciale, quanto è costato il funerale, i capi di Stato e i reali a Westminster, tutti i simboli della cerimonia. Perché Sandra Oh era al funerale. L'attrice, 51 anni, vestita di nero con un distintivo canadese appuntato sulla giacca, è stata nominata ufficiale dell'Ordine del Canada, la seconda più alta onorificenza civile del paese, nel giugno di quest'anno per la sua carriera artistica ricca di memorabili ruoli teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all'estero. Per questo ha fatto parte della delegazione, guidata dal premier canadese Justin Trudeau, che includeva i detentori della Victoria Cross, della George Cross e degli ordini cavallereschi, insieme ad altri ufficiali del Commonwealth nominati per partecipare alla cerimonia. Tra gli altri membri della delegazione canadese, il campione olimpico di nuoto Mark Tewksbury e il musicista Gregory Charles. Cosa è l'onorificenza canadese di Sandra Oh? L'onorificenza era stata creata nel 1967 dalla regina per onorare le persone il cui servizio plasma la nostra società, le cui innovazioni accendono la nostra immaginazione e la cui compassione unisce le nostre comunità. E Sandra Oh, celebre per il suo ruolo di Christina Yang in Grey's Anatomy, grazie a questo alto riconoscimento istituzionale canadese ha fatto parte della delegazione per il funerale reale. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never, 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 never